Leggiamo ora il testo della predicazione di oggi, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, i versetti da 1 a 13. Luca 4, scusate, dal capitolo 4 di Luca, del Vangelo di Luca, capitoli da 1 a 13. Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del tempio. Gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento opportuno. E fin qui la parola del Signore, il Signore stesso benedica l'annuncio e l'ascolto della sua parola. Amen. Cari fratelli, care sorelle, il Signore Maestro Gesù Cristo, dicendo fate penitenza, volle che tutta la vita dei fedeli fosse un sacro pentimento. Questa è la prima delle 95 tesi di Lutero. Perché la cito oggi? Perché oggi è la prima domenica di Quaresima. E come Gesù ha fatto penitenza nel deserto, una penitenza di espiazione, prima di iniziare il suo ministero pubblico, dopo essere stato battezzato da Giovanni nel Giordano, questo è il periodo dell'anno liturgico di tutte le chiese cristiane in cui bisogna fare penitenza. È una cosa che a molti protestanti torna poco. Il concetto di penitenza non l'associamo alle regole, alla casistica che è propria della Chiesa Cattolica di Roma. Quindi i digiuni comandati, tutte le opere penitenziali che sono nelle regole cattoliche. Ma se uno legge la prima tesi appunto di Lutero, rimane sconvolto. Ma è solo apparentemente una consonanza con la dottrina cattolica. La penitenza che Lutero qui espone non è una penitenza formale, non è una penitenza rituale, non è una penitenza, come si potrebbe dire, che fa acquisire meriti per la salvezza. Sappiamo che noi non possiamo salvarci con le nostre opere, ma solo attraverso la grazia, mediante la fede nel Signore, la fiducia in Lui. Ma questa penitenza, che non deve essere limitata solo a dei momenti dell'anno liturgico, che anche se sono solenni come l'Avvento, la Quaresima, è una penitenza interiore, che poi nulla
vieta al fedele di farla anche diventare una pratica oggettiva, una pratica anche esteriore, anche se Gesù stesso nei Vangeli ci spiega che quando digiunate non fate vedere che state digiunando, anzi mettetevi il miglior vestito, il miglior profumo, perché se fate vedere che state digiunando, e quella è già la vostra ricompensa. Ma se invece non fate vedere che state digiunando, lo vede il Signore nel segreto del vostro cuore e Lui vi ricompenserà. Quindi le pratiche di penitenza sono un aspetto anche abbastanza individualista nell'ambito comunitario della Chiesa. Sì, ci sono le penitenze comunitarie, però in realtà la penitenza è un atto molto intimo fra noi e il Signore, noi personalmente e il Signore. La penitenza è un atto che va innanzitutto contro il delirio di onnipotenza di noi come esseri umani. È un atto che riconosce i nostri limiti, riconosce i nostri errori, riconosce la nostra natura di peccatori, come prima abbiamo recitato in Miserere, il Salmo 51. Nessuno è giusto, nessuno è meritevole della salvezza. Quindi dice il salmista, che nella tradizione del re Davide, se guardi alle colpe chi potrà resistere? Se il Signore giudicasse con giustizia nessuno potrebbe essere salvato. Ma il Signore valuta la nostra penitenza, sempre come dice il salmista, non volendo olocausti, non volendo sacrifici come erano un tempo, che erano sacrifici umani, sacrifici animali o sacrifici esteriori. Un animo afflitto è gradito a Dio. Un animo abbattuto è il sacrificio che Lui desidera. E Gesù, che è Dio e che fu anche vero uomo, trascorsi 40 giorni ebbe fame. Il Vangelo è molto lapidario, non è che descrive minuziosamente questo periodo nel deserto che dovette essere anche, credo, abbastanza noioso. Abbastanza noioso, ma probabilmente abbastanza proficuo in preghiere e in meditazione e nella riflessione di ciò che il padre voleva dal figlio. E qui, e questo è un testo classico dell'inizio dell'Avvento, ci sono le tentazioni del demonio. Scusate, della Quaresima. Avvento, è vero, il colore liturgico è lo stesso, ma il contesto è molto diverso, ovviamente. In questo inizio di Quaresima, appunto, Gesù viene tentato, e in cui si vede tutta la natura umana che Gesù ha. Perché in realtà Dio in quanto tale non può essere tentato. Ma Gesù in quanto anche essere umano sì. E sono tre tentazioni classiche, se andate bene a vedere. La prima è legata al fabbisogno compulsivo e a volte disperato di beni materiali. Ovvero lui ha fame e il demonio gli dice: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Per molti di noi, per molti popoli della terra, queste non sono parole così lontane.
molti hanno fame. In molti, anche nelle nostre scienze, poter andare per forza nei paesi del terzo mondo, in Africa, in Sud America, in Asia, anche nelle nostre ricche società occidentali ci sono tante persone che non hanno il pane, oppure hanno giusto il pane ma mancano di molte altre cose veramente necessarie. E come a molti è chiaro, ma come anche a molti disturba, chi è nel bisogno delle cose essenziali non è veramente libero, perché è sempre ossessionato dal problema di procurarsi queste cose essenziali e necessarie. Chi non riesce o riesce a malfatica, con molta fatica riesce a mettere il pranzo con la cena, è difficile che possa disquisire di alta letteratura o possa concentrarsi nella meditazione, nella preghiera e nella teologia. Tant'è che uno dei motti dell'esercito della salvezza erano le tre S, no? Sup, soap, salvation, cioè la zuppa, il mangiare, il sapone, il lavarsi, e poi dopo parliamo della grazia di Dio, della salvezza, eccetera. Questo è un fatto che dovrebbe farci riflettere. Gesù però ci indica, e non vale solo per i poveri ma per tutti, ci indica una via di distacco dalle cose materiali. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, che è una citazione del capitolo 8 del Deuteronomio, e prosegue nel Vangelo di Luca, finisce qui la citazione, prosegue: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, viene scritto negli altri Vangeli sinottici. Per dire che è vero, è difficile parlare di salvezza, di grazia, di teologia se hai lo stomaco vuoto. Ma è anche vero che una volta che hai il minimo necessario non devi avere grosse brame di arricchimento, comunque di possesso di cose terrene. Qui non dice che l'uomo non vive di pane, ma non soltanto di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che... Quindi una volta avuto, diciamo, il minimo di pane per sopravvivere, uno deve essere dipendente non dalla ricerca di altro pane, ma dalla ricerca della parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi tentazione dei beni materiali, anche dell'arricchimento. La seconda tentazione è tipica di chi cerca il potere. Cosa fa, dove porta il demonio a Gesù? Lo porta in alto, che è un'affermazione abbastanza generica, ma possiamo dire un'altezza che può essere quella dell'Himalaya, perché da quell'altezza si vedono tutti i regni del mondo e la loro gloria. E il demonio dice a Gesù: ti darò questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Però che condizione c'è? Se tu mi prosterai, mi adorerai. Innanzitutto qui c'è una semplice constatazione, ovvero che il potere terreno, è stato dato a Satana. È di Satana e lo distribuisce come vuole. Questo è un brano che se uno legge autori che sono cristiani anarchici, è una conferma della natura satanica del potere temporale, del potere terreno.
E qui c'è poco da dire. Qui o uno si accoda a questo potere temporale, o uno brama questo potere temporale, o uno comunque si adegua a questo potere temporale, oppure no. E Gesù gli rispose: adora il Signore tuo Dio e a lui solo rendi il tuo culto. Quindi non c'è una via di mezzo. O servi questo potere terreno e ti prostri davanti a lui, che è il prostrarsi davanti a Satana, che è il prostrarsi davanti al vitello d'oro, oppure ti prostri e adori il Signore della vita, il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi culto. L'ultima tentazione è invece la tentazione che spesso anche ai ferventi credenti viene posta davanti, di dare degli ordini a Dio, di crearsi un Dio a propria immagine e somiglianza e soprattutto a portata dei propri desideri. Buttati giù dal pinnacolo del tempio, tanto sta scritto che gli angeli verranno e non ti permetteranno che tu neanche inciampi sopra una pietra. Quindi sei tu che dici a Dio cosa deve fare, come deve intervenire. E anche questa è una tentazione veramente insidiosa, che rasenta la bestemmia, che rasenta, la mania di onnipotenza. E la risposta di Gesù è molto semplice e molto potente: non tentare il Signore Dio tuo. È quello che noi ogni giorno bisogna tentare di fare, cioè di non tentare il Signore Dio nostro, di non dare a Lui colpa per le cose che non vanno, che dipendono o da noi o da altri esseri umani che ci circondano o da entrambe le cose, di non avere la presunzione di sapere tutto, di conoscere tutto e di dire a Dio come dovrebbe andare il mondo, come dovrebbero andare le cose. Non è facile stare fuori da queste tre tentazioni: i beni materiali, il potere e la mania di onnipotenza verso Dio. Sono tre tentazioni che i Vangeli ci pongono davanti perché sono veramente radicati nel male che è dentro l'uomo, nel male che è dentro l'umanità. Perché ci sono masse enormi che bramano solo beni materiali, perché o hanno veramente fame o perché comunque vogliono avere sempre di più. Ci sono molte persone che bramano il potere, bramano avere in soggezione gli altri. E facendo questo, appunto, adorano Satana e non riconoscono a Dio il suo titolo di re di tutto l'universo. In realtà l'unico vero governante è Dio. E poi, appunto, la tentazione di sostituirsi a Dio come vigile urbano, come regolatore del traffico, come regolatore di ogni cosa. Dire a Dio questo è giusto, questo è sbagliato, quando noi dovremmo stare in silenzio ad ascoltare la sua parola con umiltà. Ed è per questo che bisogna fare penitenza. Perché anche la persona più pia nelle nostre comunità ha nella sua vita sicuramente peccato per ognuna di queste tre tentazioni almeno una volta nella sua vita. Se facciamo un'analisi di coscienza, almeno per quanto riguarda l'intenzione, i nostri pensieri, abbiamo pensato almeno una volta nella nostra vita, abbiamo pensato come Satana in queste tre tentazioni.
capirlo e riconoscerlo è la prima regola per guarire da questa parola demoniaca, farsi accettare nella grazia di Dio per guarire da questi mali. E invece il vero e definitivo peccato che molto spesso noi abbiamo è proprio quello di negare il problema, di negare il fatto di essere stati malati di una e di tutte e tre queste tentazioni. Se uno non riconosce il proprio errore in riferimento a questa tentazione, allora la sua strada sarà veramente stretta e sarà facile essere sviati dal tentatore. L'esempio di Gesù che rinnega Satana e che gli risponde a tono. Satana è un abile tentatore. Usa la stessa parola di Dio per cercare di sviare l'uomo. Usa la parola di Dio per cercare di condurlo sulla cattiva strada. Ma ecco, noi bisogna leggere la parola di Dio non in maniera meccanica e non interpretandola come fa Satana a proprio uso e consumo, ma perché essa ci illumini la strada, renda saldi i nostri piedi e ci conduca alla salvezza che è in Cristo Gesù. Amen.